Ciao a tutti gli amici di World Football Experience, benvenuti in questa nuova intervista a Matteo Cividi. Ciao Matteo, ben arrivato. Ciao Davide, buongiorno, grazie dell'opportunità. Matteo è un mister che è entrato in contatto con Network di Viaggio Calcistico, del progetto Viaggio Calcistico, qualche mese fa, e da lì ha iniziato, diciamo, un percorso che l'ha portato a lavorare, ad allenare come allenatore professionista, nel senso vive, poi ci racconterà il 100% di calcio, nell'Academy della Juventus a Doha. E quindi Matteo, dicevamo un po' microfoni spenti, sei comunque giovane, sei del 2000, però hai già avuto l'opportunità, insomma, di fare della tua passione una vera e propria professione. Ci racconti che cosa ti ha portato a diventare subito, comunque così giovane, un allenatore? Qual è stato poi il percorso che ti ha condotto a lavorare in Qatar? Ciao a tutti, sono appunto Matteo Cividin, sono appunto del 2000, 24 anni, molto giovane. Tutto è partito, la passione in realtà è iniziata quando ero piccolo. Mi è sempre piaciuto vedermi, non so, più allenatore, magari perché non ero fortissimo come giocatore, però mi è sempre piaciuta l'idea di quello che c'è dietro. Quando un mister proponeva un esercizio, mi interessava capire il perché veniva fatto quel determinato esercizio in quella determinata situazione. Poi crescendo, subito anche due infortuni, e poi con il lavoro che avevo prima e con anche l'università ho iniziato un percorso dopo la fine delle scuole superiori, e ho deciso di lasciare il calcio giocato un anno fa per intraprendere questa carriera, diciamo, come mister. Dopo aver conseguito il patentino, la licenza UEFA-C fatta nella mia città Trieste, e ho conseguito anche una laurea triennale in scienze motorie, e ho iniziato a lavorare in una piccola società dilettante della mia città, che è il Sant'Andrea San Vito, che ci tengo a ringraziare per l'opportunità che mi hanno dato per iniziare. Ho allenato lì per 2 anni, ho fatto la categoria Under 10 e poi Under 11, sempre con lo stesso gruppo, portando avanti il biennio e finendo così le 2 stagioni. E poi sono entrato in contatto con Viaggio Calcistico tramite delle ricerche su internet, appunto come allenare all'estero, perché sapevo che ci siano tante opportunità per gli allenatori italiani di allenare all'estero, e facendo, diciamo, una ricerca ero entrato in contatto con appunto questo corso, che era Coaching Abroad Advanced Class, che era come allenare all'estero di Davide, e ho subito acquistato il corso, l'ho seguito dall'inizio alla fine, in un paio di settimane l'ho finito, e sono entrato nel gruppo Facebook privato che Davide pubblica. Si pubblicano degli annunci mensilmente, settimanalmente, a seconda di come vengono richieste le offerte, e ho provato a mandare un curriculum. Diciamo che all'inizio dovevo andare da un'altra parte, poi per vari problemi personali non sono andato in quella determinata location. Ho avuto l'opportunità poi di seguire questi step di colloqui con la Juventus Academy Qatar, e ho passato e ho deciso di rischiare, di abbandonare tutto quello che avevo magari a casa, che era un lavoro sicuro, amici, famiglia, però volevo inseguire la mia passione, volevo fare di quello che è la mia passione il mio lavoro, e quindi eccoci qui, sono 2 mesi che sono qui, sto benissimo, mi trovo benissimo, e un'esperienza formativa sia a livello calcistico che personale incredibile. Eccoci qua. E Matteo, come 2 domande. La prima, che cosa ti ha spinto a scegliere di intraprendere la tua carriera all'estero? E correlata a questa, quali sono le tue sensazioni, diciamo, nel passare, nel lavorare comunque in una società dilettantistica italiana, dove sappiamo tutti, insomma,
chi più chi meno quali possono essere i rimborsi nel lavorare con i piccolini, a invece comunque fare di questa attività la tua professione principale, seppur in un paese straniero. Allora, la mia curiosità principale era comunque di confrontarmi con un altro tipo di cultura. Qui comunque lavoriamo con tantissime culture diverse, perché i ragazzi, l'Academy ha ragazzi da tutto il mondo, è un'Academy internazionale, alla fine è una città, Doha, è una città bellissima, accogliente, quindi ovviamente abbiamo un buon bacino d'utenza. E la cosa che mi ha spinto è la curiosità di imparare da comunque persone che fanno questo di lavoro già magari da 20 anni e sono all'estero da tanti anni. Ho per fortuna ho trovato un gruppo di lavoro eccezionale, mi stanno formando tantissimo e qualsiasi dubbio o perplessità che ho io chiedo e mi viene spiegato, ci confrontiamo. È una cosa, mi ha spinto ovviamente la curiosità dell'estero e la curiosità di aprire la mente per vedere in un'altra prospettiva il mondo del calcio. E lavorare come professionista, diciamo che è bello perché vieni ripagato di quello che è il tuo lavoro. Alla fine non lo fai più a livello dilettantistico, devi comunque essere, è un vero e proprio lavoro, quindi preparati le sessioni, è molto importante ovviamente la preparazione, però è, diciamo, stimolante e gratificante il fatto di lavorare della propria passione, secondo me. Qual è, quindi appunto, la tua attività principale? È questa, ovviamente. Qual è la tua giornata, la tua settimana tipo in Juventus Academy Doha? Allora, la mattina generalmente siamo, diciamo, non liberi, abbiamo qualche riunione tecnica, magari ci confrontiamo con l'head coach sulle varie sessioni che prepariamo per le giornate. E poi verso le 14.30 si va al campo. Noi iniziamo le sessioni alle 4, quindi abbiamo mezz'ora di macchina per arrivare al campo, poi arrivati sul campo si fa un setup del campo con tutte le varie cose che ci sono da preparare e poi abbiamo le tre sessioni, che noi iniziamo alle 4 e abbiamo tre sessioni di fila senza, diciamo, una pausa, e finiamo alle 8:15 con l'ultima sessione dei più grandi. Questo qui è poi è suddiviso, diciamo, in due giorni con un livello development recreational, che è domenica e lunedì, e poi domenica e martedì, e poi lunedì e mercoledì abbiamo la parte selected, che sono le squadre che poi partecipano alla Lega qui locale, JPL. E ovviamente la metodologia è un po' diversa, però la settimana, diciamo che la settimana tipo è questa qui. Il giovedì abbiamo le partite della Lega per le squadre che partecipano appunto alla Lega, e anche il sabato mattina abbiamo qualche partita per i più grandi, perché il giovedì giocano le categorie dei più piccoli e poi i più grandi giocano il sabato mattina. E per quanto riguarda l'organizzazione dell'Academy, quanti bambini avete, in quanti allenatori siete, come siete organizzati? Allora, attualmente come numero di bambini non so dirti precisamente, però all'incirca dovremmo essere sui, come target dovremmo arrivare a 350 come obiettivo. Siamo a buon punto, ci mancano veramente pochi iscritti, quindi secondo me è un gran buon numero, essendo una Academy comunque nuova, perché è il quarto anno che è aperta questa Academy. E quindi è un gran bel numero, abbiamo tante squadre anche che partecipano alle leghe, tanti ragazzi che comunque sono entusiasti del lavoro che facciamo. Noi siamo in 6 come, diciamo, allenatori, siamo 2 technical director, un coach e 3 coach, e diciamo che lavoriamo ovviamente ognuno, abbiamo 2 location, una principale e una, diciamo, secondaria, dove che è un po' più piccolina, anche quella sta crescendo e vedremo per il futuro come cresceremo tutti assieme. In che maniera hai cercato di integrare le conoscenze tue e quello che ti porti dietro con delle direttive che immagino arrivino sia da parte dell'Academy che in generale dal mondo Juventus? Integrare, bisogna avere una mente molto elastica. All'inizio non è stato facile, perché ovviamente è una metodologia nuova che non conoscevo,
quindi ovviamente chiedere secondo me è la parte più importante, perché porre una domanda anche a dei ragazzi più esperti che sono già nell'Academy da tanti anni è utile, ti aiutano, quindi non viene abbandonato, però ovviamente la mia conoscenza è relativamente non ampissima, perché ovviamente sono giovane, ho iniziato da poco, è il terzo anno che alleno. Però devo dire la verità che in 2 mesi qui ho imparato un sacco, ho ampliato un sacco studiando ovviamente, guardando anche, aiutandomi con magari internet, perché abbiamo questa possibilità ovviamente di cercare, però soprattutto il confronto con lo staff è importantissimo. Ho capito, anche perché io mi ricordo quando, ormai da un po' che non alleno, però quando inizio ad andare sul campo ogni giorno, veramente arrivi anche proprio mentalmente più pronto, cioè nel senso magari hai la mente veramente pronta per dire tolgo un cinesino per adattare la situazione, per adattare l'esercitazione, cioè credo che veramente andare sul campo sia allenante anche per noi allenatori. Assolutamente sì, qui comunque facciamo 3 sessioni al giorno per 4 giorni consecutivi, quindi sei sempre in campo, hai sempre diciamo la mente che lavora, è collegato lì, quindi sai, all'inizio magari ecco appunto facevo difficoltà appunto nel togliere il cinesino per adattare la situazione, già adesso mi viene più semplice nel capire anche se magari un bambino è assente, siamo dispari, abbiamo preparato un esercizio, trovi la soluzione comunque. Ecco, si cerca, si migliora su questo punto di vista assolutamente, giorno per giorno, sempre di più. Ovviamente più ore stai in campo, più migliori. E Sì. quindi da questo punto è super formativa come esperienza. Parliamo un po' fuori dal campo. Come ti sei trovato? Il tuo livello con l'inglese come va? E in generale come si sta in Qatar e a Doha nello specifico? Allora, il gruppo, come dicevo prima, è bellissimo. Siamo comunque in un appartamento, lo condividiamo in 4, ma anche con i technical director che abitano da un'altra parte. Siamo super, diciamo, abbiamo legato abbastanza. È un gruppo unito. Usciamo comunque. Il Qatar, Doha come città, è bellissima, è molto accogliente. Ci sono tante cose da fare. E ovviamente all'inizio magari il clima non era dei migliori perché c'è tantissima umidità qui durante l'estate, però già adesso l'umidità è calata, il tempo è stupendo, è una temperatura calda ma non troppo, si sta benissimo. Come posso dire, è una città che comunque ti offre tante opportunità e vedremo per il futuro come andrà. Però per adesso sto benissimo, mi trovo benissimo. Bene, Matteo. C'è un consiglio che vuoi dare magari a ragazzi che hanno più o meno la tua età? Che a volte vediamo anche noi come network, magari ci sono tanti che vorrebbero fare l'esperienza, poi però magari sono quasi bloccati a un certo punto, poco prima di partire. Quindi io immagino che anche tu avrai avuto le tue belle paure prima di prendere l'aereo e voglio dire andare dall'altra parte, non dico dall'altra parte del mondo, però fare un. Quindi, dal tuo punto di vista, cosa consiglieresti? Come hai vissuto, diciamo, gli ultimi, sei lì da 2 mesi, quindi gli ultimi 3 mesi, insomma, come sei stato? Allora, devo dire la verità che all'inizio ero carichissimo per partire, perché ovviamente l'adrenalina dell'esperienza nuova. E dopo dipende, secondo me, è un'esperienza che se uno vuole fare questo, diciamo, vita, diciamo, questo come lavoro, che è la passione per l'allenare, vuole sicuramente fare delle esperienze all'estero, io le consiglio assolutamente, perché uno sono formative da livello professionale, appunto. Però dal punto di vista proprio personale tuo, come crescita, il fatto che comunque io ho 24 anni, è la prima volta che vivo da solo, alla fine, anche se condivido l'appartamento con altri 3 ragazzi che sono comunque più grandi di me, ti relazioni con persone adulte, perché per me sono degli adulti più grandi, sono formati, ti aiutano sotto tanti punti di vista, anche semplicemente guardando impari un sacco. E dal punto di vista personale io mi sento di consigliare a tutti un'esperienza all'estero, partite. E non fatevi problemi perché vi divertite un sacco. E dopo l'inizio, magari anch'io ho avuto magari 2 giorni magari non so, di blocco, dici dove sono, come sono, perché devi un attimino ambientarti, no? Ovviamente. Però vai, viaggiate, fate, perché è bellissimo, ti apre la mente. Poi appunto l'inglese, che non ti ho risposto prima, migliora giorno per giorno.
sono partito con un livello scolastico, diciamo, no? E già adesso comunque il mio lessico è migliorato parlando con i ragazzi, ovviamente, soprattutto con i piccolini, che ti aiutano un sacco perché sono molto basici, no? nel linguaggio. Però, ecco, insomma, anche uscire da soli, andare a vedere posti, parlare con persone è molto importante e da questo punto di vista anche molto formativo. Un'ultima domanda, Matteo, qua sono un attimo curioso. Com'è vivere in un paese arabo? Ma in realtà normale, non noto, diciamo, troppa differenza. Ovviamente c'è da rispettare la cultura, perché ovviamente sei ospite, quindi devi rispettare la loro cultura, però alla fine anche i ragazzi sono tranquilli, i local non hanno nessun tipo di problema, anzi sono molto accoglienti, e l'importante è ovviamente rispettare la cultura del posto, semplicemente questo qui. Io non ho riscontrato nessun tipo di problema o cosa strana, diciamo, anzi tutto tranquillo. Quindi il rispetto verso la cultura che ci ospita è sempre importante. Il rispetto reciproco è importantissimo. Certo. Ok, Matteo, tanto grazie veramente, grazie mille per il tuo contributo. E ti mando un grande in bocca al lupo a nome mio e da parte di tutto quanto il network. E ti auguriamo veramente un ottimo proseguimento. Grazie mille, Davide, viva il lupo, e vi ringrazio ancora per l'opportunità che mi avete dato e che date a tanti giovani allenatori e non solo giovani di intraprendere questa, diciamo, carriera e questa possibilità di comunque viaggiare il mondo al di fuori dell'Italia.